notare che a differenza delle altre grandi ideologie che hanno colorato di lacrime e sangue il Novecento, il capitalismo ha questo di specifico, che riesce tragicamente, in maniera grandiosa da un certo punto di vista, a colonizzare la coscienza anche delle sue vittime. Riesce in qualche modo a impadronirsi delle menti anche di coloro che del capitalismo subiscono solo le conseguenze negative. Il paradosso, in fondo, che ci permette di dire che il comunismo o il nazismo erano forme di totalitarismi imperfetti rispetto al totalitarismo capitalistico, sta nel fatto che sia nel nazismo sia nel comunismo vi erano le figure dei dissidenti che puntualmente pagavano con il Gulag o con Auschwitz la loro dissidenza. All'interno del capitalismo viene a mancare la figura stessa del dissidente, non c'è più bisogno del Gulag o di Auschwitz per il semplice fatto che mancano i dissidenti. È un sistema effettivamente totalitario perché riesce a totalizzare anche la coscienza, ponendo tutti gli individui in balia del capitalismo in una condizione analoga a quella del carcerato che ama la propria cella perché non è in grado di immaginare un mondo esterno rispetto ad essa. Questa è la forza ideologica del capitalismo, il suo essere un totalitarismo, diciamo così, morbido, flessibile e lasco, cioè un totalitarismo che ti illude di vivere nel migliore o comunque nel solo dei mondi possibili e che riesce a presentarsi come unica realtà possibile neutralizzando a priori la pensabilità di altre realtà. Chi viveva nel nazismo o nel comunismo riusciva potenzialmente a contestare quell'ordine in nome di realtà diversamente strutturate. Oggi all'interno del capitalismo pienamente realizzato siamo convinti non che il capitalismo necessariamente sia buono in sé, ma semplicemente che non vi siano alternative rispetto ad esso. E in questo modo metabolizziamo la grande ideologia capitalistica, la più grande ideologia capitalistica, che è quella che si compendia, come mi piace sempre dire, in un assioma di tipo religioso, in un comandamento teologico. Non avrai altra società all'infuori di questa. E da questo punto di vista si può con diritto sostenere che l'odierno capitalismo è un'ideologia potentissima nel senso marxiano, nel senso cioè di falsa coscienza necessaria con cui si metabolizza l'ordine esistente, si metabolizza il rapporto di forza esistente vivendolo come naturale e necessario. Il capitalismo in effetti riesce, o fanatismo dell'economia, che dir si voglia, riesce in effetti a convincerci tutti circa l'ineluttabilità del capitalismo stesso presentato come destino. Questo è il punto fondamentale. Riesce a farci credere che effettivamente non vi siano altri mondi possibili. Ci garantisce una sorta di felicità a buon mercato, la felicità degli ultimi uomini, diremmo con Nietzsche, la felicità di chi rinuncia a ogni anelito di liberazione e di trasformazione dell'esistente e si riappacifica con la società frammentata godendo dei beni che essa ci fornisce più o meno a buon mercato, no? La religione della forma merce, no? L'idea che il futuro si debba calcolare sempre e solo all'interno del capitalismo come sequenza di perfezionamenti delle merci prodotte dal capitalismo stesso, no? I telefoni di nuova generazione, la moda, sono tutti fenomeni che rinsaldano lo spirito del capitalismo, come l'ha chiamato prima Weber e poi in Francia Boltanski e Chiapelot, il nuovo spirito del capitalismo. E in questo senso effettivamente mi pare che si possa dire che l'ideologia capitalistica vince nella misura in cui riesce a portare dalla propria parte anche i potenziali schiavi, i potenziali ribelli, coloro che tutti i giorni scontano sulla loro carne viva le contraddizioni del capitalismo, alienazione, sfruttamento, disoccupazione, precarizzazione del lavoro, anziché consociarsi per rovesciare l'ordine dominante, si mettono in fila pacificamente, placidamente per entrare in possesso delle nuove merci, dei nuovi telefoni cellulari che il cosmo capitalistico mette al mondo quotidianamente, senza curarsi poi se le tracce di quei telefoni cellulari spesso finiscono nel sangue in Cina piuttosto che in paesi eufemisticamente detti in via di sviluppo.
In questo senso occorre riprendere integralmente, io credo, il programma marxiano di critica delle ideologie. Senza quello non si va da nessuna parte, senza la critica delle ideologie la filosofia stessa tende a strutturarsi come santificazione dell'ideologia dominante.